Tiziana Magnacca, il nuovo sindaco di San Salvo, siamo qui davanti al comune, sarà la sua nuova casa? Beh sì, questa sarà la mia nuova casa e sarà una casa aperta a tutti i cittadini di San Salvo. Io l'ho detto anche prima, la mia famiglia è stata importantissima in questa mia avventura come in tutte le cose della mia vita, però credo che da oggi questa famiglia è diventata più grande. Ed è una famiglia che abbraccia tutti i cittadini di San Salvo. Questa è la mia casa, questa è la loro casa. Ha ottenuto un grande risultato, oltre a essere la prima volta un sindaco donna o la prima volta un sindaco di centrodestra, ha ottenuto una bella vittoria. Quali sono le emozioni di questo momento? Beh, è un momento davvero emozionante, di soddisfazione, di gratificazione per un lavoro estenuante fatto che parte da lontano. Come ho detto anche altre volte, la mia candidatura e questo progetto nuovo per San Salvo è nato sin dai tempi dell'opposizione e la campagna elettorale è stata iniziata poi da novembre, per cui oggi c'è soddisfazione, gratificazione e come dire, credo che oggi sia, l'ho definita questa una vittoria non mia, una vittoria di tutti coloro che hanno creduto in me, che mi sono stati accanto quando le cose potevano addirittura sembrare molto in salita. E questo distacco evidente dall'altro candidato sindaco è un premio per un lavoro duro, un lavoro in cui abbiamo fortemente creduto tutti, ed è il premio per tutti quelli che hanno costruito questa vittoria. Per molti versi questa vittoria può essere definita storica, anche poi guardando al panorama politico. Si rende conto di essere la protagonista di questa cosa così importante? Sì, la vittoria è storica perché a San Salvo finalmente si cambia pagina, finalmente si è avuta la vittoria della democrazia e del principio dell'alternanza. Troppi anni, 20 anni sono troppi per il medesimo governo della città e quindi finalmente si è riaffermata la necessità di cambiamento, di rinnovamento di cui la città aveva davvero bisogno. Io le manie di protagonismo non mi appartengono, Giuseppe. Quindi oggi credo che i veri protagonisti siano stati tutte queste persone che oggi sono in piazza e tutti i cittadini che mi hanno votato, che hanno riposto in me la loro fiducia. Loro sì sono i protagonisti veri di questa vittoria. C'è una persona a cui sente di legare un pensiero particolare in questo momento? Questo momento, intanto, questo momento di grande gioia intanto è stato, come dire, è anche un momento di amarezza e di tristezza, perché non ti nego che abbiamo pensato tutti quanti a Melissa e alle vittime del terremoto. Detto questo, io davvero voglio dire un grazie infinito alla mia famiglia. Tutto questo è stato possibile perché ho una famiglia solida alle spalle, un marito che ha saputo accompagnarmi in questa avventura e a cui devo davvero questo successo. Raccoglie il testimone di Clementina De Virgilis, che oggi è stata una delle persone più emozionate, fino a pochi istanti fa era al suo fianco. Quello che lei ha iniziato tanti anni fa prendendo anche, insomma, delle brutte batoste elettoralmente, lei finalmente ha completato con Clementina al suo fianco. Sì, Clementina mi è stata vicino in tutto questo periodo, ha vissuto in maniera trepidante gli ultimi 20 giorni perché era lì. Lei addirittura pensa è stata rappresentante di lista anche al primo turno, sia al primo turno che al secondo turno. È una soddisfazione anche per il lavoro che lei aveva iniziato, come per il lavoro fatto dalla dottoressa Anello e dalla dottoressa Romondio, donne di San Salvo che hanno aperto la strada alle donne in politica e alla politica per le donne. Quindi il mio oggi è anche un grazie a queste donne che sono state protagoniste della vita civica della mia città. Da domani al lavoro come sindaco di San Salvo? Sì, domani verrò senz'altro in comune, dobbiamo, pur dovendomi concedere necessariamente qualche attimo di pausa, perché come dicevo davvero il lavoro è stato estenuante, devo anche però pensare subito a metterci al lavoro, costruendo subito la squadra di governo e facendo, insomma, iniziando subito a scegliere le persone giuste per il posto giusto. Abbiamo tanto da fare, l'ho promesso ai miei cittadini e mai vorrei tradire la loro fiducia.